Grazie, grazie. Adesso passiamo ad Ascoli, 1-1 fra Ascoli e Roma, Torino Carino, vai. Dopo appena 9 minuti di gioco c'è questo episodio, c'è Conny che cerca di bloccare Svescovic che sgomita. Baldass non ha esitazioni e espelle l'attaccante slavo, decisione dura e contestata. La Roma in superiorità numerica si fa subito pericolosa con Rizzitelli, alta la sua conclusione. Poi due minuti dopo a passare in vantaggio all'Ascoli, Giovannelli, Casagrande, stop di petto e staffilata ed è rete. Un gol che merita il Valenti. Guardate la sicurezza dell'attaccante ascolano, la botta e la rete. La Roma ovviamente reagisce e Piacentini impegna duramente l'Orieri. Secondo tempo, dopo appena un minuto la Roma pareggia. C'è questo batti e ribatti tempestilli, è l'1-1. La Roma insiste, dà anche una buona occasione con Baldieri, guardate il suo tiro, la respinta, poi arriva Giannini e spara alto. Poi c'è questa protesta dell'Ascoli sulla quale non possiamo pronunciarci con le immagini che abbiamo a disposizione. Possiamo dire che per l'Ascoli è stato certamente un buon pareggio. Come avete visto, la formazione di Borsellini ha dovuto giocare gran parte della gara in inferiorità numerica. In quelle condizioni tamponare una Roma che sta giocando un grandissimo calcio non è stata veramente avventura da poco. Radice ad Ascoli ha dovuto fare a meno rinunciare a Conti e a Feller, due assenze importanti nell'economia del gioco romanista, però i sostituti, come lo stesso Radice che al termine della partita ha ricevuto i complimenti di Rossi, ha detto che sono stati all'altezza della situazione. Un'annotazione vorrei aggiungere, la Roma lascia il campo di Ascoli con una conferma, è veramente una formazione da vertice. Arrivederci.